Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Rodolfo Fracassi, ex Buonasera. manager di una delle più grandi banche d'affari del mondo. E buonasera a Milano, Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, ma anche opinionista del Financial Times. E questa sera forse ti interpelliamo più per questa tua seconda veste, perché questa sera vogliamo così parlare di un mondo che in pochi conoscono dall'interno e che un grande attore come Michael Douglas ha riassunto così. Guardate. Qualcuno mi ha ricordato qualche sera fa che una volta ho detto la verità è giusta. A quanto pare è diventata legge. Perché vedete, è l'avidità che spinge il mio amico barista a comprare tre case che non può permettersi senza dare un anticipo. Ed è l'avidità che spinge i vostri genitori a chiedere un mutuo di 250.000 dollari sulla casa che ne vale 200. E con quei 50 correre al centro commerciale a comprare la TV, il plasma, l'ultimo cellulare, il computer, e già che ci sono anche un SUV. Ed è l'avidità che ha spinto il nostro governo a ridurre il tasso di interesse all'1% dopo l'11 settembre perché tornassimo tutti a fare shopping. Ero considerato un uomo piuttosto sveglio nel mio ambiente. Però non è male. E forse sono stato dentro troppo a lungo, però la prigione può anche essere una salvezza. Guardi oltre le sbarre e dici, ehi, ma là fuori sono diventati tutti matti. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Ecco, oggi i grandi quotidiani italiani, ma internazionali anche, hanno messo in prima pagina la notizia delle dimissioni di Greg Smith, un ex grande manager, ex da appunto poche ore, di Goldman Sachs, che è una delle più grandi banche d'affari del mondo. Lui era responsabile per questa banca del settore derivati in Europa, in Africa e anche in Medio Oriente. Se n'è andato scrivendo una lettera che poi è stata pubblicata dal New York Times e parlando della banca d'affari come di un ambiente mai stato così tossico e distruttivo come ora. Allora, Rodolfo Fracassi, lei è un ex bocconiano, è un ex manager di Goldman Sachs e a un certo punto ha deciso di andarsene. Lei perché se n'è andato? Vero. Ma io sono andato, devo dire, via per motivi che in fondo non sono così dissimili da questa lettera, non sono così dissimili anche da quello che dice Michael Douglas, no? Non voglio fare il processo a Goldman Sachs, non credo che sia la cosa giusta, perché credo che un po' tutto il sistema ha questo tipo di problema. Non credo che trovare un capo espiatorio aiuti, anzi credo che metta poi un po' in difficoltà la possibilità di trovare una soluzione. Però è molto vero che nelle grandi banche in questi ultimi anni si cerca molto il profitto per la banca, molto il profitto per i manager, forse anche addirittura meno il profitto per l'azionista. E soprattutto, purtroppo in tanti casi, non si tutela tanto l'interesse del cliente. Senta, mi scusi se interrompo, dottor Fracassi, perché lei se n'è andato anche perché a un certo punto non riusciva più a dormire. Che cos'è che non la faceva dormire? Cosa faceva nella banca? No, diciamo che sì, è bello il riferimento all'articolo che è uscito poco fa. E in realtà non dormivo perché mi sentivo anche un po' in colpa di questa scelta di andare via, no? Perché dopo tutta una vita spesa, investita, la mia famiglia che ha anche investito nell'educazione per me, per arrivare lì, dicevo, ma io guadagno un sacco di soldi, sto bene, faccio il lavoro che tantissimi vorrebbero. E poi però alla fine sto mandando tutto alle ortiche e quindi mi sentivo quasi viziato, no? Però poi alla fine penso che sia stata la scelta giusta. E di Per cosa questo si non dormivo. occupava Mi esattamente? occupavo di, fondamentalmente avevo a sviluppare relazioni con grossi clienti istituzionali, soprattutto in Italia e in qualche altro paese, per aiutarli a gestire i loro denari. Grossi clienti istituzionali vogliono dire fondazioni, fondi pensione, banche italiane. Quindi in una giornata quanto denaro arrivava a muovere? Ma dipende un po' da che lavoro uno fa. I trader muovono denaro tutti i giorni. Io cercavo nuovi clienti e poi quando i soldi arrivavano a quel punto poi venivano mossi. Per cui c'erano giorni in cui non muovevo nulla e c'erano giorni in cui invece quando si riusciva a
a vincere un mandato da un cliente poteva arrivare anche diverse centinaia di milioni di euro. Quindi insomma tanti soldi. Sì. Comunque, Beppe Severnini, secondo te il cittadino medio ha capito come funzionano queste grandi banche d'affari, i mercati finanziari? Beh, quando il dottor Fracassi ha detto centinaia di milioni di euro, ti assicuro che ci hanno capito tutti e hanno detto urca. La risposta alla tua domanda, Lilli, è no, e credo che pochi abbiano capito. E io suggerisco a chi ci sta guardando di andare domani in banca e chiedere a chi vi consiglia i titoli, dice, scusi, cosa vuol dire Euribor? Euribor vuol dire Euro Interbank Offered Rate, cioè il tasso medio con cui il costo del denaro, il tasso medio con cui le grandi banche europee si scambiano il denaro. La domanda è questa che faccio: se oggi l'Euribor a 3 mesi è 0,86% e la tua banca ti offre il 4% garantito, non hai il sospetto che magari per darti quella differenza debba fare delle operazioni un po' pericolose, chiamale speculative? Questa è una domanda, per esempio, a cui non rispondono. Oppure, hai mai chiesto alla tua banca se i prodotti che ti offrono non sono della banca stessa? Perché se questo accade, e purtroppo accade costantemente, e sono sicuro che il nostro ospite ce lo confermerà, ma anche nelle piccole banche, in quel momento il tuo consulente finanziario non sta facendo il consulente finanziario, sta facendo il piazzista, che è un altro mestiere, ed è un mestiere pericoloso per te che stai dall'altra parte. Beh, dottor Fracassi, lei conferma, funziona così? Beh, è abbastanza vero, insomma, in molti casi è così, chiaramente. Se la motivazione non è quella di fare l'interesse del cliente, ma la motivazione è quella di prendere delle commissioni per vendere solo un prodotto, chiaramente funziona così. Ma io credo che il grosso problema a livello proprio di sistema è che si è perso un po' il concetto che fare il banchiere significa avere la fiducia di quelli che ti danno i soldi. E questo è un valore inestimabile. Significa tenere un basso profilo, significa fare il bene dei tuoi clienti. E questo vincolo di fiducia, secondo me, in molti casi si è un po' rotto. Questo vincolo di fiducia sicuramente nel caso di Goldman Sachs è rotto, secondo appunto questo top manager Greg Smith, che ha denunciato tra le altre cose anche che fare soldi oggi sembra l'unica mission da inseguire, che è un po' quello che diceva lei poco fa, dottor Fracassi, anche a spese dei clienti che alcuni in banca chiamano pupazzi, così scrive Greg Smith. Ecco, i clienti sono sempre dei polli da spennare o è una novità di questi ultimi anni, dottor Fracassi? No, io credo che, insomma, ho cominciato a fare questo mestiere nel 99, quindi ho passato qualche anno nelle banche di investimento, devo dire che ho visto le cose cambiare molto in peggio fino a quando poi nel 2007, quando nessuno pensava, insomma, me ne sono andato, perché negli ultimi soprattutto 2 o 3 anni ho visto le cose cambiare molto. Anzi, devo dire che Negli prima. ultimi 2 o 3 anni in cui lei è stato alla Sì, banca? sì, 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 sì. E In generale. come ha capito che qualcosa stava cambiando in peggio? Ma in generale ho visto che c'era comunque in tutto il sistema una voglia di fare un guadagno sempre più a breve termine e non cercare più quello che è l'investimento a lungo termine, la relazione col cliente nel lungo termine. A volte puoi anche rifiutare i soldi di un cliente perché sai che quello non è il prodotto giusto. La differenza è che poi quel cliente starà con te tutta la vita, no? Magari però non fai le commissioni per le prossime 2 settimane, per il prossimo trimestre, per il prossimo bonus. Però voglio dire, uno vuole fare il suo mestiere tutta la vita, magari, non solamente per 2 o 3 anni e poi ritirarsi. Questo è un po' Ha il mai problema. nostalgia della banca? Ma adesso che ho la mia impresa e lavoro con i miei partner, credo che quello che sto facendo è la cosa che mi piace di più, per cui non ho nostalgia di nulla di quello che ho fatto prima. Anche se quello che ho fatto prima mi ha dato anche la forma mentis e insomma le capacità tecniche per Gli fare quello strumenti che. per fare, che adesso poi ci Per, non per racconta, fare il viaggio in bici, ma. perché a un certo punto Ma quando se n'è per fare. andato ha fatto anche un lungo viaggio con la sua bicicletta, e, no, però insomma di quello che sta facendo adesso, che non c'entra con la bicicletta, ci racconterà, anche perché Molto ha a che volentieri. fare Certo, con l'etica e la finanza, no? Più una finanza più che i sostenibile, una profitti finanza utile. sì. E che è un concetto che sembra una contraddizione in termini, ma poi lei ci spiegherà che probabilmente non lo è. Senti, Beppe Severini, tu ti sei mai sentito trattato come un pupazzo dalle banche con le quali hai avuto a che fare?
E qualche volta sì, non dimenticare che io sono di Crema e nella mia banca ha imperversato un signore che magari ci sta ascoltando adesso, si chiama Giampiero Fiorani, che io non ringrazio per quello che ha fatto alla Popolare di Crema, per essere chiari e fare nomi e cognomi. Ma sai, veniamo a una cosa che riguarda tutti. Sai quando mi sento un pochino un pupazzo? Quando guardo la televisione e vedo queste pubblicità empatiche delle banche. Vi vogliamo bene, siete tutto per noi, pensiamo al vostro futuro, voi siete di più che numeri, soldi, vi amiamo. E poi dopo uno va là e due ragazzi chiedono un mutuo e gli ridono in faccia. Allora mettiamoci d'accordo. Io infatti più volte ho scritto, e mi spiace, io so che le banche in questo periodo si sentono, forse è vero, forse eccessivamente attaccate, ho visto che Ghizzoni, il capo di Unicredit, ha detto c'è un clima di ostilità, però si mettono nei panni appunto della gente, è una cosa schizofrenica. In televisione ci vediamo dire che ci amate, ci volete bene, pensate solo a noi, sono bellissime queste pubblicità. E poi due ragazzi li chiedono, nel momento in cui il governo sta praticamente cambiando il sistema del posto fisso e i ragazzi di 20 anni sono tutti precari, vanno e si sentono dire, mi scusi, dov'è il suo contratto a tempo indeterminato? Dirlo a una coppia di ragazzi di 25 anni che si vogliono sposare oggi vuol dire pigliarli in giro. Non c'è dubbio. Io adesso vi vorrei però fare vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché uno dei grandi problemi, come sapete entrambi, è che l'economia reale è completamente sopraffatta dall'economia di carta, e questo provoca e ha delle conseguenze anche molto gravi. Sentiamo Paolo Pagliaro. Nel mondo tra il 2003 e il 2010 l'economia reale è cresciuta del 73% e ora vale circa 64 mila miliardi di dollari di prodotto interno lordo. Nello stesso periodo l'economia finanziaria, la cosiddetta economia di carta, è cresciuta quasi del triplo e oggi vale 860 mila miliardi di dollari, 14 volte più dell'economia reale. Il valore dell'import-export mondiale è di 15 mila miliardi di dollari l'anno, mentre il solo commercio delle valute con finalità speculative movimenta la stessa quantità di denaro in 4 giorni. Nell'economia di carta la parte del leone la fanno i derivati, che vengono scambiati per lo più su mercati non regolamentati. Tra gli strumenti a disposizione ce ne sono alcuni che permettono di guadagnare scommettendo contro l'economia reale, speculando sui fallimenti di un paese o di un'azienda e in alcuni casi contribuendo a farli fallire. Queste scommesse del malaugurio valgono da sole 62 mila miliardi di dollari, quasi quanto il PIL mondiale. Non deve dunque stupire che in piena crisi economica a inizio 2009 la banca d'affari Goldman Sachs abbia prodotto utili per quasi 1 miliardo e 800 milioni di dollari. La sproporzione tra l'economia che produce beni e servizi e quella che si affida agli algoritmi del trading finanziario è ormai tale da risultare indigesta anche ai capitalisti più accorti. Il plurimiliardario Warren Buffett, uno che protesta perché si sente poco tassato, ha definito i derivati armi finanziarie di distruzione di massa, ma c'è da dire che se n'è accorto solo dopo aver perso 2 miliardi in una speculazione rivelatasi maldestra. Ora si attendono pentimenti più sinceri, ma soprattutto regole e controlli più stringenti. Dottor Fracassi, ci può spiegare in che modo si può guadagnare puntando sul fallimento di un'azienda o addirittura di uno Stato sovrano? Beh, difficile fare una lezione in 20 secondi. Quello che posso dire è che ci sono degli strumenti finanziari, come i credit default swap, di cui tantissimo si parla, sembra che siamo diventati tutti i grandi esperti dei credit default swap, per esempio con la Grecia. Sono strumenti che ti permettono, acquistandoli, di fare soldi se il titolo sottostante, che sia un titolo governativo, che sia un titolo obbligazionario emesso anche da una banca o qualsiasi istituzione, va in default, ovvero non è in grado di ridarti i soldi che tu hai prestato tramite quel titolo. Cioè, quindi si scommette sul fallimento. Quindi si scommette sul fatto che la controparte a cui tu hai prestato i soldi, che sia uno Stato o un'azienda, non sia più in grado di ridartelo, di non pagarti gli interessi. Questo si può fare, ma quello che posso dire è che in finanza ormai si può scommettere su tutto. Cioè, io ero abbastanza sconvolto nel momento in cui c'era l'aviaria, si poteva scommettere sulle morti di aviaria, no? C'erano degli strumenti derivati, delle opzioni che ti permettevano di scommettere su quante persone sarebbero morte nei mesi successivi. Non è che sia per forza un male questa cosa, ma è diventato troppo, perché per certi scopi è molto utile. Faccio un esempio: se c'è un'azienda che ha
delle entrate in valuta diversa dall'euro si può coprire comprando degli strumenti derivati. Questo può essere molto utile, però se poi dopo si crea questo enorme castello di carta, credo che bisogna tornare a fare le cose vere, cioè prestare i soldi a chi deve produrre e chi, come diceva prima Severgnini, ha bisogno di comprarsi una casa piuttosto che mandare avanti una piccola media impresa con 200 dipendenti. Beppe Severgnini, si può tornare indietro telegrafico e poi dopo ti restituisco la parola più a lungo, dopo la pubblicità? Si può e si deve regolamentare questo settore, poi magari dopo la pubblicità spieghiamo come. In America ci stanno provando, dovremmo farlo anche noi. Sì, il Presidente Obama ci sta provando con grande fatica, ci torniamo subito dopo la pubblicità per capire se esiste una finanza buona e una finanza cattiva. Pubblicità. Allora, Beppe Severgnini, il dottor Fracassi ci ha spiegato poco fa che praticamente le banche d'affari possono oggi speculare su tutto, anche sulla vita e la morte delle persone, sulla sopravvivenza di stati sovrani. È abbastanza impressionante, no? E ci chiedevamo poco fa se si possono porre dei freni, dei limiti alle banche d'affari. Si può fare? Si possono imporre delle regole diverse? Io credo di sì, li penso, citavamo prima Obama, in America si chiama Consumer Protection Bureau, quindi l'ufficio di protezione dei consumatori, e le banche non lo volevano, la finanza non lo voleva, Obama gliel'ha imposto. In Italia abbiamo autorità per le telecomunicazioni, per l'energia, per i trasporti, credo sia necessaria anche un'autorità per la finanza. Oggi il Sole 24 Ore lo dice espressamente nell'editoriale di prima pagina. Chiudo dicendo una cosa: per tanti anni, negli anni 2000, fine anni 90, si parlava della responsabilità degli scienziati, su come gli scienziati dovessero essere in qualche modo controllati, e loro rispondevano: guardate, fidatevi, siamo conosciamo bene i temi, sono complessi, siamo responsabili. Ecco, col senno di poi dobbiamo dire che era vero, gli scienziati come comunità si sono dimostrati molto, ma molto più responsabili dei finanzieri, è inutile girarci intorno. D'accordo, dottor Fracassi, e pensa che un'autorità ad hoc potrebbe servire per regolamentare, diciamo, queste attività speculative, un po' dissennate, molto dissennate in alcuni casi, delle banche d'affari? Mi permetto di dare una risposta diversa, nel senso che posto che lo Stato comunque deve regolamentare, questo è importantissimo, tutelare il consumatore, tutelare chi non conosce, chi non capisce, è essenziale. Ma secondo me il problema non è tanto questo, perché poi dopo si può andare a finire una sovraregolamentazione dove si è imbrigliati, e allora proprio magari solo per quello poi le banche non prestano più soldi, perché c'è troppa regolamentazione. Il problema secondo me è abbastanza un altro. Lei da ex Bocconiano, lei deve comunque difendere il libero mercato. Io difendo il libero mercato, questo lo farò sempre, ma il punto secondo me è un altro, il punto è che ci vuole un capitalismo più sostenibile, il punto non è imbrigliare, anche perché poi nelle banche di investimento ci lavora gente molto selezionata e molto intelligente, e quindi sono poi anche capaci a muoversi intorno a tutto questo. Per cui il problema non è tanto questo, secondo me il problema sono capaci a trovare il modo di fare le cose comunque in un certo in altri ambiti. Il problema secondo me è un altro, il problema è che fino a che vivremo in un mondo dove la borsa premia solamente la prossima trimestrale, cioè da chi lavora chi è un manager di un'assicurazione, chi è un manager di una banca d'affari, chi è un manager di una società che fa automobili, chiunque deve preoccuparsi dei prossimi 3 mesi di profitti. Per cui per fare questo, a cascata poi tutta la struttura è sotto stress, e quindi poi bisogna andare a inventare dei derivati complicatissimi per fare più soldi, per fare più profitti. E allora come se ne esce? Se ne esce cercando di uscire da questa mentalità del short-termismo, del breve termine, della prossima trimestrale, e cercare di premiare anche altri fattori, non solamente solo quelli finanziari dei prossimi 3 mesi, perché questo poi creerà tutto uno stress sulla struttura mostruosa. È chiaro che il banker che non fa per 3 mesi dei profitti pazzeschi, quindi non prende il bonus e viene licenziato, poi è obbligato a farli. Perché poi anche il problema è anche questo. Il problema è anche questo, Severgnini. Se posso, io ripeto,
anche giornali come Financial Times, anche l'Economist, per cui ho lavorato per tanti anni, non mi occupavo di finanza, mi occupavo di altre cose, però sono mondi che conosco, anche loro arrivano a dire che non è possibile che una banca, il cui mestiere sarebbe prendere i soldi miei, di Lilli e del dottor Fracassi e prestarli a qualcuno che ne ha bisogno per lavorare, questo è il mestiere delle banche, si mettono a giocare ai piccoli speculatori. Questo in qualche modo bisogna impedirlo e questi giornali sono arrivati alla conclusione che bisognerà dividere, non è possibile che questo fatto, quindi io credo che sia necessario intervenire e intervenire con poche regole chiare, però l'anarchia non va bene, poi hanno provato che nell'anarchia combinano guai e quindi le regole arrivano, come i bambini, non ti sai organizzare, amministrare, ti organizza qualcuno. Organizza qualcuno. Senta, dottor Fracassi, ci sono una finanza buona e una finanza cattiva? Esistono concetti di questo tipo? In questo momento mi sembra che tutti pensano che la finanza sia cattiva. Prima Michael Douglas diceva che era stato in prigione, io ogni tanto quando mi presento dico quello che ho fatto, mi sembra quasi che di essere stato un ex galeotto. Ma il problema è che la finanza non è che deve essere buona o cattiva, la finanza deve fare un lavoro molto chiaro e alla fine molto semplice. Nel mondo c'è chi ha un surplus di risorse finanziarie, quindi un surplus di soldi, e c'è chi ha un bisogno di soldi, diciamo, però ha delle buone idee. La finanza deve permettere a chi ha soldi di investire, tramite chi poi fa le analisi, fa tutte queste cose, nelle buone iniziative. E questo lavoro di custodia, di tutela, deve tornare ad essere fatto, e questa è una finanza utile. Ecco, ma quando, come abbiamo sentito prima nel punto di Paolo Pagliaro, l'economia reale oggi nel mondo vale circa 64 mila miliardi di dollari e l'economia finanziaria, cioè quella di carta, cioè quella virtuale in gran parte, ne vale 800 mila miliardi di dollari. Che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che c'è qualche cosa di profondamente malato nel sistema o no? Beh, vuole anche dire che il denaro ha costato molto poco per tantissimi anni e che quindi si è espanso e che qualcuno alla fine ha avuto anche un tornaconto nell'espandere il denaro, perché non dimentichiamoci che nel momento in cui il denaro costa poco e farsi un mutuo e comprarsi un sacco di case, come è successo negli Stati Uniti, e chi guadagna magari 10.000, 20.000 dollari all'anno si compra una casa da 300.000 dollari, comunque porta voti, comunque fa piacere. Per cui bisogna domandarsi anche questo, non è solamente... Il problema non parte dalla banca di investimento, la banca di investimento è uno degli ingranaggi di tutto il problema, però il problema è che anche la politica sicuramente trae beneficio dal fatto che il denaro costi poco, la finanza diventa enorme e a tutti sembra di possedere un sacco di soldi che poi alla fine non valgono nulla, perché così la gente è felice e vota bene. Beppe Severnini, alla fine è sempre colpa della politica, che manca anche di visione, che manca di capacità di andare appunto oltre la trimestrale? Beh, la politica italiana l'abbiamo parlato tante volte, concediamoci una pausa. Io direi che ecco, forse alla politica e alle banche insieme, proprio in questi giorni, in queste ore, farei una domanda. Voi vi lamentate tanto, adesso sembrano tutti alleati, bisogna riportare le commissioni bancarie anche sulle linee di credito, sai, stanno litigando su questo. La mia domanda è molto semplice. Perché le banche non ricordano che hanno preso 130 miliardi dalla Banca Centrale Europea all'1%? Dove sono finiti sti soldini? Non è che per caso li hanno immessi tutti in BTP al 6% invece di prestarli alle imprese che ne hanno bisogno? Punto di domanda. Ecco, e quella, l'altra questione, appunto, questo mi porta a chiedere, dottor Fracassi, se siamo noi che dobbiamo salvare le banche o se dobbiamo essere salvati dalle banche? No, io penso che se ci sono delle banche che devono fallire, che falliscano, perché se no si va avanti come si finisce come il Giappone, che è dagli anni 80 che è in decrescita o comunque recessione o comunque deflazione o comunque l'economia non spinge, non cresce. Insomma, a un certo punto se qualche banca non sta in piedi, le cose devono venire fuori. Questo è il salvataggio di tutto, non si può fare. Tanti saluti ai risparmiatori che hanno investito in quella banca, ovviamente. E purtroppo ci sono comunque 100.000 euro di garanzia da parte dello Stato, per cui non è che di solito uno lascia così tanti soldi sul conto corrente. Ho capito. Senti, dottor Fracassi, parliamo di quello che lei sta facendo oggi, no? Perché lei è tornato a maneggiare soldi, a occuparsi di denaro, no? Però lo fa in modo più sostenibile e più etico. Che cosa certo. fa? Ma noi facciamo una cosa molto semplice, faccio quello che facevo prima con finalità molto diverse, cioè porto denaro a dove serve, per cui anche col viaggio sono stato ispirato
dal fatto che ci sono posti nel mondo dove ci sono grandi opportunità per investire e grande bisogno e grandi possibilità anche di fare sviluppo economico. Per cui quello che noi facciamo fondamentalmente è investire nei paesi emergenti, nelle piccole e medie imprese, nelle microimprese e in tutti quei posti dove le grandi banche e le grandi corporation non vanno a investire, però sempre con il doppio scopo di avere un rendimento, ma sempre chiaramente anche portare dello sviluppo economico. Ma il rendimento ovviamente è più basso di prima. Il rendimento comunque è un rendimento, diciamo, ragionevole e sostenibile, per cui è un po' più basso dei rendimenti che vediamo nei grandi fondi speculativi di private equity, però è assolutamente un rendimento di tutto rispetto e anzi sta andando molto bene negli ultimi anni, molto meglio dell'economia tradizionale. Beh, questa è una buona notizia. Dottor Fracassi, lei è stato abbandonato dalla sua fidanzata di allora quando se n'è andato da Goldman Sachs. Ha superato anche questo lutto, questo shock? Sì, diciamo che insomma la cosa non è andata esattamente come ha scritto Pino sull'intervista. Pino Corrias. Sì, sì. Tra l'altro gliel'ho mandato l'articolo, si è molto divertita, è stata descritta un po' posh, la realtà poi non è questa. Diciamo che c'erano altre questioni, dopo 7 anni di distanza tra Milano, Londra, Boston, era complesso. Comunque lei adesso vive a Londra e si occupa di denaro, ma in modo diverso. Beppe Severnini, sembra quasi una favola a lieto fine quella del dottor Rodolfo Fracassi. Ma sembra di sì, mi sembra che stia facendo, sempre restando nel suo campo, qualcosa che lo fa dormire di notte, perché la coscienza, anche se noi cerchiamo di zittirla in tutti i modi, penso che in tutti noi la vocina parli sempre in qualche modo. E volevo chiedere al dottor Fracassi una domanda extra finanziaria. La prossima volta che va in Patagonia posso andare anch'io portando la bici elettrica? Sono bandite. Io vengo con lei e andiamo con invece la mountain bike. Andiamo in modo serio. Dico bene. Secondo me ce la fa benissimo anche con la bici normale. Se non c'è vento è tutta piatta la Patagonia. Ecco, allora hai capito, Beppe. Allora vi devo salutare perché abbiamo un po' sforato, ma grazie per essere venuto qui da noi ospite, dottor Fracassi, e grazie Beppe Severnini, grazie agli spettatori e spettatori. Do la linea a Corrado Formiglia, a Piazza Pulita, e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.